la chiarezza. E qui questo è un punto su cui io vorrei soffermarmi, perché è un punto dolente. Allora, i libri di testo di solito sono troppo difficili, o sono troppo facili. Un buon libro di testo, cioè disponibile a una utilizzazione autonoma da parte degli studenti, con un linguaggio adeguato alla didattica e alla facilità così di oggi, è difficile da trovare ed è anche difficile da fare. Che cosa permette di fare la digitalizzazione del testo? Io posso usare tranquillamente un linguaggio disciplinare specifico, senza farmi problemi. Io scrivo quello che è necessario scrivere per conoscere la storia, però attraverso l'ipertestualità, sotto un termine tecnico, io lo collego a un glossario implementato dentro la piattaforma. Io trovo una parola che ha un particolare icona vicino, mi dispiace, non posso farmi vedere, ma è poi il valore aggiunto di questa. C'è un'icona arancione, mi dice che quello è un termine glossario, io clicco e ho la definizione a portata di mano. C'è un termine difficile, prendiamo per esempio la prima cosa che mi viene in mente, humus. Io non devo fare un giro di parole per spiegare che cosa stavo dicendo, volevo dire lì. Io dico la parola difficile, humus, ma la linko la definizione di un dizionario, di una pagina enciclopedica semplice. Cioè io faccio. Non rinuncio al rigore disciplinare e scientifico di una materia e invito lo studente a diventare consapevole della responsabilità di un apprendimento e quindi di quale lavoro cognitivo implica un apprendimento. Non lo blocco. Non lo condiziono, lo invito a riflettere sul fatto che se vuole apprendere deve passare attraverso.